Siamo con il dottor Gianni Marras, dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo di Perfugas, qua progetto IDEA, CRS4, un bel convegno internazionale dove vengono illustrati i cammini anche delle scuole sarde che hanno partecipato a questo progetto. Mi raccontava di grande soddisfazione da parte di tutti. Sì, è un progetto che ha soddisfatto i dirigenti scolastici, prima di tutto, che hanno collaborato, che hanno fatto rete, una rete di cui io sono appunto capofila, e sono soddisfatti i corsisti che hanno potuto sperimentare la tecnologia nella didattica, ma non l'hanno fatto, come dicevo in altre occasioni, da soli. L'hanno fatto appunto con l'accompagnamento, il sostegno degli esperti didattici e tecnologici. Quindi nel progetto c'è un aspetto molto importante che è appunto questo: puntare sulle risorse umane, puntare sugli insegnanti che sono appunto i motori, i veri motori dell'innovazione, quindi un'innovazione che non viene dal di fuori ma che viene dal di dentro. E quindi un progetto che crea una forte connessione tra la tecnologia e la didattica, quindi non una didattica fine a se stessa, non una tecnologia fine a se stessa, ma una tecnologia a servizio della didattica.